attenzione, vorrei fare un piccolissimo passo indietro. Attenzione! Vorrei fare un piccolissimo passo indietro. Prendo la parola in questo consesso mondiale e sento che tutto, tranne la vostra cortesia, è contro di me. Va bene, mi hai convinto. Se farai un passo indietro tu, a un certo, diciamo così, complesso nei miei confronti, io sarò con i moderati. Feci successivamente, quasi subito, un passo indietro. Gli italiani possono di nuovo essere cittadini d'Europa con testa alta. E alla fine mi venne rivolto un altro incontro. Fai un altro passo indietro, per esempio dal governo. Fecero sì che io decidessi, anche per amor di patria, per senso di responsabilità, di fare un passo a lato e di lasciare che si potesse installare a Palazzo Chigi un governo cosiddetto tecnocratico. Cedevolezza quindi no. Condizionamenti sì. Condizionamenti sì, di tutte e tre le parti. Anche in questo secondo caso io feci il passo indietro, dall'altra parte non fu fatto nessun passo avanti. Per noi le parole pesano. Infine mi si disse, nei tanti conversari che avvengono nel transatlantico, in tutte le occasioni, eccetera, miei uomini che parlavano con suoi uomini, che io dovevo fare un passo definitivo indietro, e cioè non presentarmi più come candidato alla presidenza del Consiglio per conto del Rassemblement moderato. Sento qui il dovere di dire una parola di gratitudine e di sbigottimento al tempo stesso nei confronti del mio predecessore. E io, per amore di risultato e quindi per amor di patria, decisi di fare un ulteriore passo indietro. Decisi, sono a disposizione per non presentarmi come candidato Presidente del Consiglio. Caduto il motivo per aver fatto un passo indietro, spinto dai miei, ho accettato, non mi sono proposto, ho accettato di poter essere considerato, nel caso, come candidato alla Presidenza del Consiglio. Devo dire che talora faccio fatica a seguire la linearità del suo pensiero. Io non ho nessuna ambizione personale con la storia che ho alle spalle. Sono l'italiano che è stato più tempo a Palazzo Chigi, quasi 10 anni, più di De Gasperi, più di qualunque altro. Cambiare l'Italia, riformare l'Europa. Agenda per un impegno comune. Il passo indietro, il passo avanti, dipende da come si sviluppano le cose. Bene. Non distruggere ciò che con il sacrificio di tutti si è fatto quest'anno. Da focus che sono stati fatti al nord, al centro e al sud, risulterebbe oggi che praticamente nessuno di quegli elettori che allora ci diedero fiducia sarebbe oggi non disposto a darci ancora fiducia. Habemus legem, nemmeno per sogno, nemmeno per sogno. Beh, è bellissimo. Perché tutti dicono facciamo di qui, facciamo di là, di su, di giù. Non potranno fare nulla. Bene. Se si farà senza grandissime altre operazioni di politica economica un provvedimento come questo, chi verrà a governare un anno dopo? Un anno dopo, non 5 anni dopo, dovrà rimettere l'IMU doppia. E allora che cosa ci sta a fare un povero Presidente del Consiglio in queste condizioni? Vorrei dare 2 esempi di modi ultrasicuri per distruggere, per dissipare. Ma chi sei tu? Ci spieghi da dove vieni, chi sei? Chi ti ha votato? L'Italia è un paese, e anche noi, anch'io, dobbiamo abituarci a farlo, che può sorridere. Guardate che questa qui è la patologia più grave.
della nostra democrazia. Promettere di togliere l'IMU. Questo è un cancro della nostra democrazia. È un paese che deve ritrovare quel tanto di fiducia che serve per esempio per fare più bambini. L'Italia si sta autodistruggendo. La signora Boccassini, che si permette durante un'udienza di dire che ai miei avvocati, che loro stanno cercando di dilazionare l'esito del processo al di là della campagna elettorale, un magistrato che interferisce così nelle elezioni democratiche di un paese. True progressivism, a new form of radical centrist politics is needed to tackle inequality without hurting economic growth. È stato arrestato, è stato tenuto in galera per 2 anni, la sua impresa è fallita, i suoi impiegati sono stati licenziati. Cito un blocco a sinistra, un blocco a destra e un blocco trasversale. La signora Boccassini. Mi sorprenderà sentirmi fare un riferimento a questo tema. Ma per la crescita, per l'equità, per lo sviluppo della società italiana, ci vuole un salto di qualità nel modo in cui vediamo la donna nella società italiana. Passi in avanti nella politica estera comune, passi in avanti nella politica monetaria, passi in avanti nella politica della difesa comune. È naturale che adesso la crescita economica in Italia non ci sia. Attenzione! Alle 18 comincia l'università. Ecco perché la nostra agenda non è indirizzata al centro, non è indirizzata alla destra, non è indirizzata alla sinistra. È modestamente un'agenda erga omnes. E io sono stato condannato a 4 anni e a 5 anni di interdizione ai pubblici uffici. Ditemi se questa è una sentenza accettabile, grida vendetta davanti a Dio e agli uomini, è una sentenza politica, è uno schifo inaccettabile in una democrazia. L'uomo politico guarda alle prossime elezioni, l'uomo di Stato guarda alle prossime generazioni.
nostro pianeta, la Terra, è eccezionale, in continuo mutamento e pieno di straordinarie meraviglie naturali. Ma c'è molto di più della semplice bellezza della sua natura.